Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a Romena. È un pomeriggio speciale per tutti noi, lo vogliamo cominciare insieme al responsabile e a colui che ha creato tutto questo e che insieme a noi si è innamorato della musica e della persona di Simone Cristicchi, Don Luigi. Allora, io credo che la bellezza e l'amore ci hanno cambiato la vita più profondamente di 100 rivoluzioni. Penso che l'amore nasce dentro l'amore, si propaga nel suo spazio, lo abita, desidera durare l'amore. L'amore precede ogni pensiero, è prima dei pensieri l'amore. Io ho sempre amato il giorno che nasce, il chiarore che avanza fra le ombre sparse, ho sempre amato il tuono che squarcia il pomeriggio, ho sempre amato quello che passa, le nuvole smarrite e le foglie trascinate dal vento, ho sempre amato l'amore che nasconde un verde cuore impenetrabile, ho sempre amato la nebbia fitta che nasconde i paesaggi. Ho sempre amato chi ama non dall'alto, ma guardando negli occhi tanto in fondo, fino alle lacrime. Come per Dante, dall'inferno del cuore si esce volgendo lo sguardo alle stelle. Tutti noi cerchiamo quella gioia che tocca il cuore, che può conservare quella gioia che ti fa trattenere il respiro, come tutto quello che desta meraviglia e ti apre gli occhi. Credo che nella vita non contano i momenti in cui respiri, ma i momenti in cui ti è tolto il respiro. Il mio pensiero oggi va a Giorgio. Vi vogliamo offrire un pomeriggio di musica, di parole, di baci che possano risvegliarvi e che arrivino addirittura a risvegliare i morti. Buon pomeriggio. Grazie a tutti, benvenuti, grazie di essere qui. Direi Simone, innanzitutto bentornato a casa. Voglio pensare che ormai Romena sia una casa per te. Ci tenevamo tanto a questa giornata, l'abbiamo sognata mentre scrivevamo il libro, la voglia di dire lo presenteremo anche a Romena. E ora ci siamo e gustiamoci questo momento. Io credo che Romena non sia presente in questo libro soltanto perché ci siamo conosciuti qui, tu hai conosciuto questa nostra realtà, Don Luigi, ma soprattutto perché lo stile del nostro comunicare risente molto del bisogno di verità, di autenticità, di profondità che si respira qui a Romena. Noi ci siamo incontrati tante volte durante l'estate e questo era quasi sottinteso, c'era una ricerca fra di noi, non soltanto di tirar fuori le cose tantissime e molto belle del cammino artistico di Simone, ma anche di andare a scavare un po' dentro la sua vita, capire come si erano originate certe scelte, cosa c'era dietro. Ed è andato sempre avanti in crescendo, in un affidamento sempre maggiore di Simone verso la sua vita e verso di me che dovevo provare a scriverla. E la prima cosa quindi che ti vorrei chiedere, ora che il libro tutti lo possono leggere, quindi conoscerti, come si conoscerebbe un amico vero? Non si conosce un artista con questo libro, secondo me, ma si prova a incontrare un amico che ha anche tante cose da dire su un palcoscenico. Ecco, tu alla fine di questo percorso insieme, dopo che il libro è uscito, dopo averlo riletto e vissuto in questo duplice ruolo di protagonista e di lettore, qual è secondo te il frutto
detto per la tua vita, di questo resoconto in corso d'opera, perché ancora ne avrai di cose da fare. Allora, innanzitutto, quando le edizioni San Paolo mi hanno contattato dopo il Festival di Sanremo per propormi di scrivere una sorta di biografia sul mio percorso artistico, io ho rifiutato, ho detto no. Di solito questi libri si scrivono quando uno è deceduto. E quindi, facendo i dovuti scongiuri, ho detto no, magari ci penseranno dopo, no? I posteri. E poi però mi è venuto in mente, dopo aver letto soprattutto Il custode della luce, che ha scritto Massimo, dedicato alla figura di Giovanni Vannucci, un libro straordinario, mi è venuto in mente di contattarti. Ti ho telefonato un giorno e ti ho chiesto se ti andasse di fare questa avventura insieme, che non era soltanto ricostruire questi 14 anni di percorso artistico, ma ricostruire proprio il percorso umano, quello che ha portato a scrivere le mie canzoni, i miei spettacoli, i miei libri. Quindi è stato più che altro un lavoro, quindi, di quasi archeologico, direi, no? Di andare a togliere gli strati e andare fino in fondo. E quindi il libro in realtà parte proprio da quando sono piccolino, da quando ero bambino, e arriva fino a oggi. Quindi racconta questi 42 anni di vita straordinaria. Ora, c'è sempre una buona dose di egocentrismo in chi scrive la storia della propria vita, però ho pensato che in realtà ogni vita, secondo me, meriterebbe di essere raccontata. Ogni vita meriterebbe un libro che raccogliesse, che raccolga, insomma, tutte le esperienze, le cose positive e negative che ci sono accadute. Quindi questo libro è la storia di una vita straordinaria come quella di tutti. Quello che succede qui a Romina da ormai 30 anni è che tutte le persone che vengono, volenti o nolenti, finiscono per cominciare questo cammino dentro se stesse, se ne hanno voglia, a partire dalle proprie radici. Il rapporto con le proprie radici è necessario, può essere più o meno positivo, ma è comunque da lì che vengono tante parti di noi e anche spesso il senso di un percorso che abbiamo fatto. E così anche in questo libro il punto di partenza e, come dire, lo snodo centrale della tua vita arriva molto presto, arriva quando sei bambino, e è stato il primo momento anche del nostro incontro, quando mi hai raccontato il momento in cui la tua vita in realtà è cominciata e hai dovuto forzatamente imparare a crescere. Questo bambino, eccolo qua, Simone, con l'aspetto un po' triste, un po' quasi malinconico, porta dentro una grande ferita, ma da quella ferita nasceranno anche tante cose belle. Sì, io, come potete vedere da questa immagine, non amavo essere fotografato. E in più avevo anche i capelli lisci, stranamente, perché mia madre me li spazzolava in questo modo. Vabbè, ho scoperto a 18 anni di avere i capelli ricci, quindi figuratevi. Ma in realtà, ecco, dietro questo sguardo c'è un dolore, c'è un dolore travolgente, perché quando avevo 10 anni, mio padre, si chiamava Stefano, aveva 40 anni lui, morì all'improvviso, e all'improvviso la mia vita è cambiata. Io sentivo una rabbia dentro che avrei voluto spaccare una montagna, e quindi, per non fare del male a nessuno, mi sono andata a rinchiudere nella mia cameretta. È proprio da lì che parte il nostro racconto, no? Da questa camera dove io ho cominciato a disegnare, a scrivere racconti, ed era un modo quasi compulsivo, no? Di riempire questo spazio vuoto, questo dolore, questo vuoto che sentivo dentro. Ecco allora che in quella stanza ho chiuso fuori il mondo da quella porta, non volevo parlare più con nessuno, non volevo incontrare i miei amici, i professori, il catechismo, lasciai completamente tutto, perché mi vergognavo di essere orfano, perché tutti i miei amichetti, compagni di classe o di calcio avevano tutti un papà, io non ce l'avevo più, e quindi questa cosa mi fece chiudere nella stanza. Però casualmente, ecco, comincio, trovando
un po' di pennarelli e dei fogli da disegno bianchi, cominciai a riempire questi spazi con storie strampalate, personaggi tutti da ridere. E ho disegnato per giorni, per settimane, per mesi, per anni ho disegnato, chiuso dentro a quella stanza. E disegnavo quel mondo perfetto dove niente di brutto mi sarebbe potuto succedere, no? Il mondo della mia fantasia. E allora nel momento più buio di tutta la mia vita, l'unica cosa che mi rendeva felice era questo ponte, questa via di fuga verso una realtà dolorosa, ma nel mondo della mia fantasia ritrovavo la mia felicità. Ed è lì, proprio, se vogliamo, dopo il sacrificio di mio padre Stefano, è proprio in quel momento che nasce l'artista. In questa prima parte della vita di Simone si vedono tante cose che sbocceranno dopo. Per esempio la determinazione che gli trasmette la mamma, che si ritrova da sola. Il babbo Stefano è morto quando aveva soltanto 40 anni, lei deve mandare avanti una famiglia con 3 figli. Questa determinazione, caparbietà che ci sarà nel cammino artistico di Simone. C'è l'arte del racconto ereditata da tuo nonno Rinaldo. Come dire, anche la famiglia, anche se non ci sono artisti, trasmette, inocula in qualche modo cose che poi saranno preziose nel bagaglio di Simone. Quindi le radici. Ma sempre a Romena vediamo che accanto alle radici ogni persona che viene qui ha bisogno di una seconda cosa, ha bisogno di ali, lo dice un proverbio canadese, ognuno ha bisogno di radici e di ali. Le ali sono quelle che ci permettono di volare e di dare un senso a tutto quello che abbiamo intorno. Nella tua vita questa ferita giovanile è rimasta, rimarrà sempre, però a un certo punto in età matura, ed è questo uno dei motivi per cui ha voluto raccontarti, sono spuntate anche delle ali, e queste ali sono arrivate soprattutto quando hai cominciato in quest'ultima fase, e si arriva proprio al recente tuo arrivo anche a Romena, hai cominciato a guardarti dentro e a capire un po' il senso dell'immenso che c'è intorno a noi. Sì, io nella mia carriera mi sono occupato soprattutto di raccontare storie legate al mondo della memoria, no? Ho raccontato la memoria degli anziani, la Seconda Guerra Mondiale, l'esodo dall'Istria, i manicomi, fino ad arrivare, ecco, la storia di David Lazzaretti che presentai qui, proprio su questo palco, la prima volta che tu mi hai invitato. E quindi mi sono reso conto che in realtà esisteva una geografia molto più vasta, molto più anche irraggiungibile, se vogliamo, per fortuna irraggiungibile, che è quella geografia che è nell'anima, nella mia interiorità. E quindi ho cominciato, diciamo così, a guardarmi dentro, e posso dire che Romena in questo è stato proprio quella scintilla che ha acceso la curiosità di cominciare questo viaggio, che poi mi ha portato all'eremo di Campello sul Clitunno, dalle sorelle all'Odole, dove nasce la canzone Lo chiederemo agli alberi, mi ha portato a visitare l'eremo delle Stinche, dove visse Giovanni Vannucci, fino ad arrivare poi al monastero in Kosovo. Molti di voi forse hanno visto, no? Sono stati presenti quando è avvenuto qui Benedetto, Padre Benedetto, dal monastero di Decian in Kosovo. E quindi questo viaggio, diciamo così, mi ha poi riacceso dentro la voglia di guardare davvero a quelle cose che sono prioritarie, cioè nella mia vita, e non posso più permettermi di scrivere o di mettere in scena cose banali, cose scontate. Non posso più parlare del superfluo, neanche nelle canzoni. Mi sono reso conto di questo, dell'importanza e della responsabilità di chi ha un microfono davanti. Molto spesso, insomma, si lascia passare attraverso questo strumento diabolico anche la violenza, un linguaggio sguaiato, dove non esiste poesia, non esiste bellezza. Quindi avere questo strumento davanti per me è inquietante in certi momenti, però ecco, mi dà questa grande soddisfazione di poter condividere con tutti quelli che mi ascoltano le mie storie, le mie ricerche, anche in questo caso la mia interiorità, che poi ha preso forma nelle ultime canzoni, l'ultima appunto Abbi cura di me. Casualmente, non casualmente però, perché ora parleremo della creatività di Simone. Oggi Simone è venuto con un grande artista che lo accompagna spesso, Giuseppe Tortora, e vorrei che lo salutassimo tutti insieme. Per capire e comprendere anche
la cifra, il valore di un artista. Bisogna pensare anche a chi ogni giorno lavora con lui e quelle stesse canzoni le ha provate mille volte, le ha messe in scena altrettante. Però oggi, Giuseppe, mentre parlavamo a pranzo, tu hai detto una cosa bellissima su quello che ti accade quando suoni le canzoni di Simone. Alcuni brani, tipo Ti regalerò, Abbi cura, che devo estraniarmi dal testo, altrimenti smetto di suonare e resto lì, fermo a quasi ascoltarlo. Quindi mi estraneo. Questo nonostante tu abbia cantato queste canzoni un'infinità di volte, suonato queste canzoni un'infinità di volte. È più forte di me, devo estraniarmi. E invece il rapporto, diciamo, quotidiano con l'artista Cristicchi? Fantastico, appena mi chiama scatto. Lui lo sa. Appena mi chiama scatto. Fantastico. Ma com'è arrivato Simone Cristicchi a diventare Simone Cristicchi? Adesso qui lo vediamo in momenti bucolici in mezzo alla natura per chiederemo agli alberi, qui invece lo vediamo crescere, prima come vignettista, come disegnatore, lo diceva prima, accanto al più grande disegnatore italiano, che è stato il suo primo grande maestro, Benito Iacovitti. E poi questo è davvero un Cristicchi inedito, che era anche lì, aveva mantenuto nelle canzoni una venatura piuttosto, come dire, un po' drammatica, tant'è che vi posso mostrare che cosa gli consigliava il gestore di uno dei primi locali di Roma dove si esibiva. Ogni tanto gli mandava una sorta di pizzino dove c'era scritta questa frase. E questo è un ricordo proprio del mio gavettone, di questa gavetta che è durata almeno 10 anni. E io suonavo ovunque, spesso nei pub a Roma con la mia chitarra, e mi mettevano su un trespolo praticamente, no? E tutto il tempo io dovevo in qualche modo far sentire la mia voce, la mia chitarra a queste persone che erano nel pub principalmente per chiacchierare e per bere, quindi io suonavo sempre più forte di volume e loro aumentavano il volume della voce, era una battaglia. Alla fine della serata ero distrutto, ma soprattutto il problema era il mio repertorio, perché io facevo soprattutto cover di cantanti morti suicidi, cioè proprio, cioè una passione proprio sfrenata. Kurt Cobain dei Nirvana, Janis Joplin, tutta gente è finita morta male. E quindi questa cosa creava una certa preoccupazione nei gestori dei locali quando io mi presentavo. E quindi mi venne consegnato questo bigliettino dalla cameriera e mi disse: oh, un po' più, tiriamo un po' su. Ma poi sei cambiato, perché sei diventato un artista conosciuto soprattutto per canzoni ironiche, per le tue provocazioni, anche per i tuoi divertimenti in musica, per la varietà delle tue composizioni. Ecco, riguardando queste foto, questo è allora Franco Migliacci, coautore della canzone Volare, lo definì il cespuglio pensatore. Ecco, sì, che io mi isolavo quando andavo in studio da lui, da Franco e Francesco Migliacci, e lui avevano questo uliveto bellissimo e io mi perdevo in mezzo alla natura, no? E lui dice: vedi, Simone è un cespuglio pensatore, mi disse così. E quindi dopo tanto tempo voglio fare una fotografia del genere per... E un'altra cosa, che un altro soprannome che avevo da piccolino era, mi chiamavano 100 lire a me, perché quando camminavo per la strada c'avevo questo vizio, perché stavo sempre alla ricerca di qualcosa, magari una monetina, un portachiavi, qualcosa che era cascato per terra, ed era questa mania di stare attento ai particolari, no? Di non perdermi niente della bellezza che mi circondava. E questa curiosità, che poi è un superpotere per me, il superpotere che hanno i bambini soprattutto, è questa capacità di stupirsi, di continuare a meravigliarsi e ad essere curiosi. La curiosità è uno slancio che ti fa vedere la vita in un altro modo, no? E ti fa andare oltre la normalità, oltre quello che ci viene imposto, e magari scopri che dietro un oggetto, una persona, c'è tutta una storia che tu non sapevi, anche quella che magari sta seduta accanto a te in questo momento. E mi ricordo un pomeriggio ai Giardinetti incontrai un signore anziano dei 90 anni
Questo signore aveva fatto la guerra in Russia, 41-43, era un pezzo da museo, e mi cominciò a raccontare, stava con la moglie e il figlio, no? Cominciò a raccontarmi tutto quanto, mi raccontò il freddo, 48 gradi sotto lo zero, mi raccontò le battaglie, la sopravvivenza quotidiana, la ritirata di Russia, dove morirono congelati quasi 90.000 soldati. E più raccontava, più emergevano i suoi ricordi, no? Sembrava d'assistere a un film mai visto prima. Allora, quando poi ci siamo salutati, il figlio ha chiesto al padre, ha fatto: papà, ma perché tutte queste cose a me non me le hai mai raccontate? E lui ha risposto: perché tu non me l'hai mai chiesta. Ecco che cos'è 102. Se dovessi indicare un po' quelli che erano i requisiti di quel Cristicchi lì, parente ovviamente di quello di oggi, anche per indicarli a un giovane che non semplicemente vuole fare carriera nella musica, ma che vuol trovare il modo di individuare quello che è il verso che potrà pronunciare nella vita, quello che sarà un po' il suo destino, il suo talento da spendere. Abbiamo evocato ora un talento fondamentale che ci vuole, che è la curiosità. Che cosa è servito a te per superare quel lungo gavettone, rimanendoci dentro e riuscendo poi a coronare il tuo sogno di diventare artista? Guarda, io fino a 25 anni ho avuto la sfiga di non riuscire mai a prendere la patente. Dici, che c'entra questo? C'entra perché venivo sempre bocciato alla teoria, passavo la pratica e non superavo mai la teoria, 4-5 volte di seguito. Quindi a un certo punto ho detto basta, non ci provo più. E quindi fino all'età di 25-26 anni io ho dovuto prendere i mezzi pubblici, le metropolitane a Roma e gli autobus. E quindi da quell'handicap, dal fatto di dover prendere i mezzi pubblici per spostarmi in una metropoli gigantesca come Roma, da quella difficoltà è nata anche la voglia, ecco, di continuare ad essere quel 100 lire di quando ero bambino, no? E quindi guardavo le persone da questo schermo che era il vetro dell'autobus e mi inventavo la loro vita. No? E così sono nate proprio le prime poesie, le prime canzoni. La prima in assoluto si chiamava L'uomo che vendeva i bottoni ed era una canzone dedicata a un senza tetto che avevo incontrato sotto la metro a Piazza di Spagna, e questo barbone, questo vecchietto che vendeva dei bottoni, dei vecchi bottoni, no? Che per lui erano preziosissimi, e le persone gli passavano davanti e neanche si fermavano a guardarlo, no? E quindi, ecco, questo è stato il modo per me per diventare, per acuire quella lente d'ingrandimento che sono i miei occhi, no? E quindi guardare quel particolare e trasformarlo in qualcosa di enorme, di universale. E questo è quello che continuo a fare anche oggi, insomma. Non so se l'avete notato, ma dove c'è Simone, non solo per un fatto logistico, c'è sempre una sedia. La sedia è l'elemento più presente in tutti, anche in tutti i suoi spettacoli, perché la sedia rappresenta l'ascolto. Se tu ti metti a sedere una persona che hai davanti, la ascolti, dimostri attenzione verso di lei. E una sedia è forse la cifra, il modo per raccontare come lui si muove nel mondo artistico. Dopo una canzone come Ti regalerò una rosa comincia una tournée infinita, lo acclamano dappertutto, pienoni nelle piazze, nei teatri, però a un certo punto il bisogno di riaprire quella sedia davanti a storie diverse, di rimettersi in gioco, perché anche il successo, se ripetuto, può diventare una faccenda, come ha detto una volta Simone, quasi impiegatizia. Timbro il cartellino e faccio sempre la stessa cosa. E allora, sapete dove ha messo la sua sedia Simone dopo un po' di tempo che aveva composto Ti regalerò una rosa, dopo il grande successo? Ecco, lui lo sa, questa è una delle parti della sua storia che mi piacciono di più, perché la sento come ambientata nel mio paese, a Prato Vecchio. Solo che Prato Vecchio si chiama Santa Fiora, è un paese più o meno dello stesso numero di abitanti che si trova vicino alla Miata. Allora, Santa Fiora per un certo periodo vede che si presenta costantemente, e non è che non si fa notare solo perché è famoso, anche alto 1,90, quindi lo vedono. Ma che ci fa il vincitore di Sanremo a Santa Fiora? Che ci fa il mercoledì pomeriggio in mezzo a questo manipolo di coristi, ex minatori,
Alcolisti anonimi. Alcolisti anonimi che prima di cantare si fanno una bella merenda con formaggio, leggera. Salume, leggera. Che ammazza ci fa? Ammazza fegato, salame, caciotti. Questa è una parola, ammazza fegato proprio. Allora Simone, a Pratovecchio, declinato Santa Fiora, che ci andavi a fare? Cosa è successo in quel posto? È successo che, insomma, in generale tutta la mia carriera, tutta la mia vita è fatta di innamoramenti. Io mi innamoro di qualcosa, lo porto fino in fondo, lo sposo e cerco poi di condividerlo con gli altri. Quindi mi innamorai di questo coro, il coro dei minatori di Santa Fiora. Pensando, insomma, il fondatore, uno dei fondatori era padre Ernesto Balducci, nato a Santa Fiora, anche lui figlio di minatore, e niente, questo è un repertorio che ha attraversato, insomma, i decenni per arrivare fino a noi, e veniva tramandato di padre in figlio, ed erano i canti che i minatori eseguivano, se così si può dire, nelle osterie dei paesi di miniera. Ovviamente il Monte Amiata è terra proprio di miniera, miniera di mercurio, anche molto, molto tossico, pericoloso. E i minatori che facevano? Utilizzavano questi canti per esorcizzare la paura di morire sotto alle gallerie, no? E quindi il canto era quindi uno strumento, un inno alla vita, se vogliamo, alla speranza di sopravvivere alla miniera, perché la miniera ti dava da campare, da mangiare. Però da un momento all'altro poteva portartisi via, ti poteva ammazzare nello stesso tempo, quindi c'era questo amore e odio con la miniera, bellissimo. E questi canti, insomma, poi erano, oltretutto, oltre a essere un patrimonio di memoria di quel territorio, erano anche molto divertenti da realizzare, da fare. E quindi niente, ci siamo ritrovati proprio dentro all'osteria, abbiamo cominciato a pensare insieme di fare uno spettacolo teatrale che potesse raccontare sia la vita in miniera, quindi come si svolgeva la vita del minatore, quindi un recupero della testimonianza storica di quel territorio, e nello stesso tempo far eseguire a loro questi canti meravigliosi, alcuni di questi divertentissimi, che tuttora io ripropongo nei miei concerti. Ora abbiamo fatto un film, si chiama Santa Fiora Social Club, è uscito un libro che raccoglie tutte le... che è apparso? Oh, niente di strano. Ecco, quello che vedete lì con i baffoni al centro, quello è il sindaco di Santa Fiora. Lui si presenta così, ed è stata una tournée indimenticabile, perché provate a immaginare queste persone che erano abituate a cantare nelle osterie, nelle sagre, che ne so, della ribollita, alla sagra della salsiccia o dell'acqua cotta, e ritrovarsi di fronte a 4.000-5.000 persone in una tournée che è durata 3 anni della loro vita, un sogno che si è trasformato in realtà. Ecco, solamente per questo lo ricordo come uno dei momenti più belli di tutta la mia carriera. Dicevamo insieme a Simone, questa breve confabulare, è che ci sarebbero tante cose da raccontare, ma ne abbiamo ancora tante da proporre, quindi dobbiamo un po', come dire, stringere. Però almeno una cosa, perché ormai quasi tutta la tua vita è a teatro, tu dici che il teatro è la tua casa. Allora, semplicemente un pensiero, mentre vedremo scorrere alcune immagini dei tanti spettacoli che hai scritto e portato in scena in questi anni, perché a un certo punto il musicista Cristicchi si sente così a casa in un teatro e sente che quella dell'attore è forse la dimensione in cui si sente più in equilibrio con se stesso? Allora, bisogna immaginare che la vita dell'artista, di quello che scrive dischi, che scrive canzoni, non è tutta rosa e fiori, insomma, soprattutto perché devi rispettare delle tempistiche, no? Di consegna, tu devi scrivere, altrimenti il tuo disco non uscirà, devi andare a Sanremo, dopo Sanremo devi fare una tournée, dopo la tournée devi ricominciare a scrivere, poi devi scrivere, devi fare un altro CD, poi devi tornare a Sanremo, tutto diventa molto schematico. Ecco che quindi quando ho trovato il teatro, per me è diventato un'isola di libertà, dove potermi prendere tutto il tempo necessario, raccontare le mie storie come fa l'artigiano che le confeziona, le scolpisce piano piano, come una cesellatura, e quindi c'è bisogno di molto tempo, di molta pazienza, però ecco, il teatro è quella cosa che mi ha dato maggior soddisfazione, quasi più della musica, perché... oggi purtroppo nel mondo della musica le cose vanno molto per moda, vanno dietro alle mode del momento, mentre, e quindi il pubblico nello stesso tempo diventa
assorbe quello che gli viene dato, quello che in qualche modo gli viene imposto anche dalle radio, dalle televisioni. Il teatro, ecco, diventa quell'isola dove le persone scelgono di andare, scelgono di entrare in una dimensione diversa per un paio d'ore, di vivere delle emozioni forti, si spera, con degli spettacoli belli, e soprattutto un pubblico, quello teatrale, che si affeziona all'artista e non lo tradisce come succede invece con la musica. E ecco quindi che poi sono diventato direttore del Teatro Stabile d'Abruzzo, lavoro all'Aquila, in una città molto delicata, come potete capire, dopo il terremoto di 10 anni fa ancora non abbiamo un teatro, pensate, all'Aquila, e quindi ci dobbiamo arrabattare perché il pubblico è tanto. Pensate, ci sono più di 800 abbonati, una città come l'Aquila è tantissimo, proprio perché la gente vede nel teatro un luogo dove ancora si può fare comunità, dove ci si può incontrare di persona, dove si può dialogare, dove si può assistere a qualcosa che magari ti fa riflettere, ti dà degli spunti di riflessione. Quindi il teatro in questo senso è tuttora, secondo me, l'unico luogo dove l'umanità, dove la comunità si può ritrovare, e ho scelto quello anche per questo motivo, perché a teatro c'è gente viva che ha voglia di comprendere, di interrogarsi ancora, no? Diciamo, è gente sveglia, abbiamo bisogno di gente sveglia oggi, sì. Tra l'altro Simone si è presentato a Romena proprio con uno dei suoi più bei monologhi teatrali, quello dedicato a David Lazzaretti. A proposito di questo, no? Qualche tempo fa, voi sapete che esiste questa malattia ormai, no? Un'epidemia che si diffonde dappertutto, che è la digifrenia. Io stesso ne sono vittima. Vuol dire che mentre sto a casa a lavare i piatti sento a un certo punto un rumore, fa ting, un'email. Allora che faccio? Finisco di lavare i piatti o leggo la mail? No, non posso fare meno, no, è più forte di me, devo leggere la mail. Leggo la mail, sono alla quarta riga. E adesso che faccio? Finisco di lavare i piatti, leggo la mail o rispondo a WhatsApp? Rispondo a WhatsApp. No, leggo la mail, WhatsApp, la mail, i piatti, WhatsApp, la mail, i piatti, WhatsApp, la mail. Alla fine ho lavato quello che mi ha scritto su WhatsApp. Che c'entra questo? Perché non ci ho capito più niente. Sapete che in Cina hanno inventato delle corsie preferenziali, no? Per la gente che cammina così. No, tranquilli, noi a questo non ci arriveremo mai, eh? No, dobbiamo ancora fare quelle ciclabili. Allora, a proposito di digifrenia, questo mi è successo a me in teatro, ad Avellino, Teatro Carlo Gesualdo. Sono le 10 del mattino, ci sono 1000 studenti in platea, scatenati, sembra la guerra del Vietnam. Io dico non ce la faccio, vado via, non ce la faccio, questi non mi ascolteranno mai, questi sono scalmanati, scatenati. A un certo punto si abbassano le luci, silenzio assoluto. Che io ho pensato, ma che se ne sono andati? No, ci sono tutti, seduti, bravi, silenzio, comincia lo spettacolo. Dopo un po' comincia a vedere nelle prime file delle luci che si accendono, puff, nelle prime file, puff, 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 come delle facce che si accendono. Il giorno dopo mi arriva questo messaggio: gentile signor Cristicchi, siamo gli alunni, gli studenti del liceo classico, abbiamo assistito al suo spettacolo ieri mattina, volevamo ringraziarla perché ci è piaciuto, ci ha emozionati e divertiti, volevamo scusarci per quelle persone che controllavano continuamente il cellulare, erano i nostri professori. È fantastico, eh? Questo per dire che molto spesso i ragazzi di oggi sono molto più avanti, no, degli adulti, molto spesso sono loro che ancora più educati di chi dovrebbe educarli. E non so come siamo arrivati a parlare di questo, però il teatro, ecco, diventa purtroppo anche a teatro, no? Perché il loro segnale arriva dappertutto, arriva nelle case, nelle gallerie e nelle platee. La mattina dopo il festival, i bambini, invece che studiare storia, italiano o matematica, studiavano Abbi cura di me.
Questo stava succedendo e questo ha capito Simone, ma è stato soltanto il primo caso, perché da quel momento in poi questa canzone ha avuto un percorso meraviglioso che ancora credo continua a stupirti, Simone. Sì, io quando ho scritto il brano l'avevo scritto per il mio spettacolo teatrale, perché di solito io scrivo ultimamente soprattutto per quello, e lo spettacolo è Manuale di volo per uomo, e quindi avevo pensato di mettere dentro questa canzone tutto quello che avevo imparato, no, dalla vita, quelle poche cose che credo di aver intuito. E una sera ero a Verona in un ristorante da solo, dovevo prendere un aereo per andare in Kosovo, e feci amicizia con il padrone del ristorante. Ora, potete immaginare come davvero da questo evento così casuale io decida di portare la canzone là su quel palco. Faccio amicizia con questo signore, mi sta simpatico, dico, ti va di sentire, di metterti le cuffie, ti faccio sentire una canzone nuova, come quella di prima che vi ho fatto ascoltare a voi, un po' così, no? In amicizia. L'avevo appena finita di registrare, lui si mette le cuffie, ascolta, dopo 4 minuti alza lo sguardo e ha le lacrime agli occhi, e io dico, mamma mia, ma che succede, no? È così triste. Lui mi ha detto, lo sai, mi ha fatto pensare a mia mamma. Come a tua mamma? Perché? Perché da pochi mesi mia mamma ha il morbo di Alzheimer e io sono diventato il suo genitore. E quindi mi prendo cura di mia mamma, sono diventato il padre di mia mamma. Ieri le ho fatto il bagno per la prima volta nella vasca, come se fosse una bambina. E quindi questa canzone mi ha fatto riflettere, mi ha fatto pensare che da ora in poi io dovrò avere cura di lei, mi dovrò prendere cura della mia mamma. E io ho detto, cavolo, io non avrei mai interpretata in questo modo, no? Poi la invio, a quel punto dico, ma com'è possibile che abbia smosso una cosa così intima, una canzone che ho scritto per me in realtà? Invio una email con la canzone a un monastero di Clarisse che sta a Brescia. Sono in contatto con una suora di clausura, ci scriviamo molto spesso ormai da tempo, e dico, sorella Nadia Maria, ti va di ascoltare questa canzone e mi dici che cosa ne pensi? Lei mi risponde dopo pochissimo e dice, Simone, ho ascoltato il brano, mi sembra una preghiera. E come una preghiera? Sì. Vedi che ognuno gli dava il colore che gli apparteneva di più. Quindi e mi stupì ancora di più, perché la suora di clausura mi disse, questa è una preghiera di Dio all'uomo, è Dio che chiede all'uomo di avere cura di lui, abbi cura di me, perché anche Dio è fragile, mi disse, e senza l'aiuto di noi esseri umani non può portare a compimento il suo progetto, la sua grande opera. E io, porca miseria, a quel punto dico, ragazzi, questa io la devo presentare a Sanremo, la devono sentire milioni di persone, e così è stato. E la canzone, pure se non ha vinto il festival, è riuscita a entrare, diciamo così, come tu la descrivi, una rete invisibile, no? che va per conto suo e diventa uno strumento. Questa canzone viene trasmessa non dalle radio, ma viene messa nelle liturgie, viene utilizzata nei centri di meditazione, negli ospedali pediatrici, viene messa per fare coreografie di danza. Cioè è diventato un qualcosa di incredibile, un caso unico in tutta la mia carriera, perché probabilmente la sua forza risiede nel fatto che mi sono davvero messo a nudo, che mi sono messo in gioco davanti a tutti, e questa cosa è riuscita poi a toccare delle corde molto profonde. Ci avviamo non tanto volentieri verso il finale, non tanto volentieri, perché si starebbe delle ore a ascoltare Simone che canta, Simone che racconta. Allora voi potete immaginare quale sia stato il mio privilegio, e nella mia casa romena io lo voglio dire davanti a tutti, e voglio dire grazie Simone per questa bellissima avventura, perché mi ha dato tanto,
perché questo libro ha parlato al mio cuore e nello scrivere è stato poi naturale avere voglia e entusiasmo di ritrasmettere la bellezza che tu mi stavi trasmettendo. Ma il dono che mi hai fatto non è confezionato qui dentro e basta, continua attraverso questi momenti, attraverso la nostra amicizia. È stato un grande onore. Io una parola più grande di grazie non la conosco, e te la dico però con tutto il cuore. Grazie. Non c'è solo... Vorrei ringraziare io Massimo perché, come gli ho detto dopo aver letto l'ultimo capitolo del libro, mi ha fatto il regalo più bello di tutta la mia vita, perché sì...